Ciao a tutti, torna da Lucky Master, partita rapi 10 più 0. Dunque, vediamo un po', abbiamo i pezzi neri. Il nostro avversario gioca D4 e qui subito io direi di giocare una difesa che ho scoperto giusto poc'anzi, che era l'avvoltoio caratterizzata dal terzo tratto. Dopo D4 cavallo F6, C4, C5, D5, cavallo E4, interessantissima. Purtroppo il bianco sceglie la Trompowski, però la voglia di giocare cavallo E4 in apertura è forte e quindi semplicemente la giochiamo così. Trompowski interessante come linea, ricordo anche che il campione del mondo l'ha giocata con ottimi risultati, ovviamente. Altri livelli. A ogni modo, vediamo cosa succede con la liberatoria C5. Qui occupiamo il centro con il nostro pedone in D5 e andiamo a difendere il cavallo in E4. Adesso qui siamo quasi costretti, però poi ci sarebbe una certa pressione su H7. Ma non siamo obbligati a cambiare in G5, piuttosto torno indietro col cavallo in F6, tenendo chiusa la colonna H e dando meno spazio alla torre. Qui abbiamo la possibilità di riprendere in due modi. Preferisco di pedone G. Si spalanca la colonna G e soprattutto abbiamo la possibilità di avere un centro decisamente più robusto. Qui adesso puntiamo allo sviluppo dei pezzi, cercando di sfruttare la debolezza delle case scure sul lato di re del bianco e abbiamo anche la coppia degli alfieri. Questo in cambio dello svantaggio, materiale. Qui a 3 si trascura lo sviluppo per difendere C5. Interessante. Ovviamente è evidente l'intenzione del bianco di mantenere il pedone in C5. Cerchiamo di ostacolarlo con A5. Questa va bene. All'attacco, il pedone in D4 è una forza, al momento è difeso due volte e attacca il cavallo in C3. E qui adesso direi che è arrivato il momento di giocare E5. Si va ad indebolire il D6, che però è difeso dall'alfiere F8. Si sostiene il pedone in D4 e si minaccia alfiere per C5. La partita si fa interessante. C'è anche da dire che il nero, in vantaggio della coppia degli alfieri, vede di buon occhio l'apertura del gioco. Catturiamo il pedone in C5 e andiamo ad aumentare il controllo della casa in D4. Ok. Il pedone in D4 è attaccato 1, 2, 3 e 4 ed è difeso 1, 2, 3 e 4. Quindi tutto sommato, abbiamo anche la possibilità di arroccare. Rischiosa, però intanto abbiamo anche. Questa è fastidiosa, però abbiamo anche dunque. E4 purtroppo non funziona. Però, ah no, anche quella non funziona. Donna B6, andata. Premiamo sul cavallo in B5 e liberiamo la strada, ad esempio, alla torre da piazzare in D8. Qui però il piano è anche sviluppare l'alfiera, ad esempio, in E6 e poi far entrare in gioco anche la torre di donna.
Temo che in questa variante andiamo a perdere un pedone, purtroppo, e tra l'altro il lato di re ne risulta parecchio sconquassato. A ogni modo, opponiamo la maggior resistenza possibile e vediamo che succede. Penso che il bianco qui stia cercando di capire se ci sono dei tatticismi legati all'eventuale cattura del pedone in D4. Se ci sono, francamente, non ne vedo. Eccola, è arrivata puntuale. Purtroppo si attacca anche l'alfiere, quindi cambiamo col cavallo in C6. E così abbiamo anche un pezzo in meno sulla colonna C, cosa che in qualche modo può esserci poi utile. Riprendiamo. E qui adesso bisogna capire se il bianco può catturare in D4. Così appanna direi di sì, purtroppo per il nero, però. Bisogna anche fare i conti con torre D8, C3, alfiere E6, con idea alfiere B3 che attacca la torre, e poi torre A, C8. Quindi ci sarebbe un certo dinamismo in cambio del pedone perso. Ok. Qui il nostro avversario continua a premere su D4, questa volta però con la donna sulla colonna E. Qui non so se giocare una mossa come torre D1. È quasi quasi. Torre D8, scusate, andata. Andiamo a difendere il pedone in D4. Ok, qui non ci pensiamo più di tanto. Il pedone F5 difeso dall'alfiere in C8. Il problema è che adesso abbiamo sotto attacco il pedone F5. E qui forse riusciamo a tenere questa delicata posizione. Alfiere D7 è interessante attaccando il cavallo. Il problema è che il cavallo avrebbe alfiere D6. Ah no, non ce l'ha. Vediamo un po'. Alfiere D7. Ah, però a cavallo C7. Però cavallo C7, alfiere D6, cavallo per con scacco. Ma a me quest'alfiere D7 piace. Sviluppiamo l'alfiere nella moneta. Ok, qui lascia il cavallo lì dov'è, il nostro avversario, e va bene. Però ha dovuto indebolire un po' le case chiare. E qui sono tentato, ad esempio, da donna E6 con l'idea di invitare il nostro avversario a giocare cavallo C7 con doppio. E però entrare con la donna in D2 e su donna E6, cavallo C7, donna A2, cavallo per A8, alfiere B4, controllando D2. E la partita sarebbe davvero interessante. Giochiamola e vediamo cosa succede. Partita decisamente complessa, il nero ha una struttura pedonale molto debole, però alla coppia degli alfieri ha rischiato di andare sotto di materiale, il bianco non se l'è sentita. E adesso anche il bianco con la spinta del pedone in A4 ha le sue debolezze, nello specifico nelle case B3 e B4. E qui è arrivato il doppio e va bene. E adesso qui la minaccia del nero è alfiere B4, con cui andremo a controllare
C3 di 2 ed E1 e si minaccerebbe donna 1 scacco. E quindi qui forse forse è riuscita. Non so se il bianco ha valutato donna E6 come un sacrificio da parte del nero o proprio un errore. Sta di fatto che non ha pensato molto nel giocare cavallo C7. Proprio per giocare il doppio, e però noi ne approfittiamo ben volentieri per attaccare il re avversario. Tra l'altro, questo alfiere D7, che non ha fatto tantissima strada, minaccia anche il pedone in A4 e controllerebbe B3, C2 e ai raggi X di 1. Quindi anche questo alfiere in qualche modo contribuisce a giocare per l'attacco. Ah, qui però bisogna fare attenzione, scacco. Scacco, 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 però scappa. Ah, non ho visto questa. Allora, togliamo la possibilità di dare scacco e catturare la torre D8. Catturiamo subito il cavallo. Adesso la minaccia è alfiere B4 e in caso di re D2 catturare o subito il pedone in B2 o quello in A4. Qui bisogna fare attenzione anche in caso di donna H6, re G8 a torre H3 e il nostro avversario potrebbe arrivare prima. Noi però possiamo giocare re E7 con idea alfiere E6. È vero che il bianco ha alfiere per E6 e va bene. Però l'alfiere in D6 è difeso sia dal pedone ma anche dalla donna. Si para lo scacco della torre in E1, si lascia libera la prima traversa per far entrare eventualmente in gioco la torre. Non so ancora da dove, ad esempio attraverso G8 oppure C8, tolto questo alfiere. Il nero ha sacrificato una qualità, eccolo lì. Questo è interessante. Questa mi piace, alfiere B4. Si attacca la torre in E1. Si lascia la donna in A2 che tiene d'occhio, ok. Ah, però c'è donna C1, peccato. Quello è peccato. Eh già. Allora, catturiamo il pedone in B2 e cominciamo a demolire l'arrocco nemico. Peccato perché c'era l'idea donna B1, re E2 e torre per H1, però su donna B1, donna C1. Però abbiamo donna 1, donna C1, donna per A4 e poi questo pedone potrebbe diventare particolarmente forte. Forse forse. Qui non so se il nostro avversario sta valutando alfiere per F5 e l'ha giocata. Fermi un po', vediamo se funziona. Donna B1. Forse forse funziona. L'idea è su donna C1, donna per C1, re per C1, re F6 con attacco. E invece no. Però a questo punto siamo in ballo e balliamo. In questa posizione abbiamo un pezzo in più. Il bianco sacrifica in E6. Qui di fatto la cattura è forzata. Ok. Quindi, ovviamente su re D8, donna D7 matto, quindi re F8 forzata.
Ok. E qui anche noi purtroppo siamo a rischio di infilate sulla prima traversa e salterebbe la torre in A8. Però anche noi avremmo il vantaggio del tratto con donna per G2 scacco, e quindi la partita sempre più ingarbugliata. Al momento il bianco ha il tratto, possibilità di perpetuo concrete e un pedone. Per contro, anche il re bianco è al centro della scacchiera, si ritrova con una torre in meno e comunque sia un attacco imponente sia contro il pedone in G2, ma anche attraverso la casa E1, che è difesa dall'alfiere in B4. Ora, qui possiamo sia parare in F1 che eventualmente provare a scappare. Vediamo se il nostro avversario è propenso alla fatta, tanto per cominciare. Ha anche 1 minuto e 18. E non è propenso, incredibile. Però adesso non vedo scacchi immediati. Io da bianco, sinceramente, con meno tempo, una torre in meno, avrei puntato al perpetuo. Quella mossa mi sta bene, però. Ok. Attiviamo la torre. Attiviamo la torre. E qui l'ingresso della torre si fa interessante, riduce di molto le possibilità di attacco del bianco. E visto che il bianco è il dominio delle case chiare, noi proviamo a mettere tutto sulle case scure. Ok. Però adesso non ci sono scacchi. La torre è difesa dall'alfiere in E7, la casa di 8 è tenuta sempre dall'alfiere. Non ci sono scacchi immediati da parte del nostro avversario. E quindi la situazione si fa complicata, ma per il nostro avversario, che ha 50 secondi contro 1 minuto e 30. Ma io qui semplicemente donna C1 si minaccia lo scacco con donna per C2 e soprattutto si dà la possibilità alla donna nera di rientrare sulla diagonale C1 H6. Attacco diretto all'alfiere in E7, che è quello che un po' tiene la partita, però abbiamo donna A3, che va a difendere l'alfiere che tiene la torre. E qui a poco il nero sta in qualche modo risistemando i suoi pezzi, acquisito un rilevante vantaggio materiale e messo il re sufficientemente al sicuro. Raduna le sue forze per far valere poi il suo vantaggio materiale. 1 minuto e 8 contro 10 secondi, e qui temo che ormai per il bianco non ci sia molto da fare. La Trompolsky questa volta non ha pagato. Grande Drachmaster. Più 5, e in questo modo sforiamo il muro di 2,270. Partita in cui il nero ha rischiato parecchio, devo dire che non mi sono trovato molto a mio agio a giocare contro la Trompolsky con questo setup. Probabilmente il bianco poteva ottenere molto di più, però ci è andata bene. Siamo riusciti a portarci a casa un punto importante contro un avversario dal rating superiore a 2200.
Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti e che dire, è stato un piacere. Ciao, alla prossima e tante belle cose.